sta stanca. Laura, guarda come stiamo per fare le case. Sei eccezionale a fare le case. Ora, ma quante volte ti ho insegnato che quando giochi con qualcosa devi rimetterlo al suo posto? Ad esempio, il puzzle, i palloncini di Halloween, questo numero che non so neanche da dove l'hai tirato fuori. Laura, non ti arrabbiare, io non ho fatto il casino da sola. Papà Mike. Ma come? Papà Mike? Ma non c'è papà Mike, Aurora, sei qua da sola insieme a Bau e ai tuoi bellissimi giochi. Laura, controlla dietro le coperte. Ah? Dietro le coperte? Fammi controllare. E guarda! Ti ho visto, Mike! Cosa hai combinato in questa stanza? Tu lo sai, vero, che io odio il disordine, lo sai? Stai calma, Laura! Stavamo giocando io, Aurora! Aurora, è ora che vai a farti la doccia, su! Hai ragione, Laura, la bambina puzza. L'hai già detto che puzzava? Sì, è vero, Aurora puzza. Ma Aurora, infatti, adesso andiamo a farci la doccia. E con te, Mike, non ho finito. Dopo facciamo i conti. Su, su, vieni, pinnarelli, andiamo! Bravissima! Laura, però anche papà puzzava! Su, su, vai avanti! E non ti preoccupare, dopo anche tuo papà si fa un bel bagno, perché hai ragione, puzza tantissimo! Laura, non voglio lavarmi, perché deve lavarsi anche papà Mike, perché puzza! Oh, quanto siete difficili voi due! Adesso vai in doccia e ti prometto che appena uscirai ci sarà una sorpresa, solo se fai la brava. Una sorpresa? Laura, che sorpresa? Ci c'entro anch'io, vero, in tutto questo, perché se c'è una sorpresa mi lavo anch'io. Tu sistema la camera e poi forse ci sarà anche per te. Ah, va bene, Laura. Quella si fa la doccia, si diverte pure. E io devo andare a sistemare. Vabbè, leoncini, mi raccomando, voi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate tanti, tanti, tanti mi piace. Chissà che sorpresa ci sarà. Ci vediamo tra poco. Laura, eccomi qua. Mi sono fatta la doccia. Che bello questo cartone. Aurora, hai finito? Per fortuna, perché in questa casa girava una puzza di formaggio. A proposito, dov'è finito papà Mike? Boh, Laura, non lo so. Non mi ha visto nessuno. Sono davvero bravo a giocare a nascondino, allora. Ma Laura, hai sentito? Chi è che ha parlato? Aurora, ho sentito bene anche io. Questa era la voce di papà Mike. Come potrebbe essere? Aurora, io direi di andare a cercare immediatamente. Sì. Sì, sì. Penso di averlo trovato. Non c'è nessuno. Io trovato. Bravo, l'avete trovato. Però devo dire una cosa. Io non sono riuscito a sistemare la cameretta nel mentre, ma solo perché stavo giocando a nascondino. Anche se voi non sapevate che stavamo giocando a nascondino. Eccoti! E ho sentito bene cosa hai detto? Che non hai sistemato la stanza di Aurora! Io adesso però mi arrabbio, Mike! Ti avevo detto che c'era un premio, anzi, avevo detto che era per Aurora! E quindi ribadisco quello che ho detto! Il premio vale solamente per lei e non per te, visto che non hai sistemato neanche la sua cameretta! Laura, non fa ridere! Papà, invece sì che fa ridere! Laura, qual è il mio premio? Posso saperlo adesso? Posso saperlo adesso? Qual è il mio premio? Mike, tu smettila! E invece la piccolina Aurora? Ovvio che adesso ti dico la super sorpresa di questa sera! Faremo una pigia! Laura, sei impazzita qua! Per un pigiama party dobbiamo pure comprare il divano nuovo! Non sono nemmeno le fatti mica! Aurora, vieni giù subito! Mannaggia! Ciao Laura, guarda come insegna la bambina! Ma è sì! Lo faremo proprio qua in sala! Che ne pensate?
male pure io, anche se non sono stato invitato in questa pigiama. Ma come ti stai comportando, E invece no, Papà Mike! Tu farai lo schiavo in questo pigiama morto! Sei Aurora, avremo freddo, ci porterai la copertina! Sì, è vero! E se avremo fame, ci porterai del cibo! Sì, e poi, e se state per morire cosa faccio? Vi porto una tomba, ma dai ragazzi, ma finita! Fatemi partecipare a me anche a me questo pigiama, guardate, ho il cuscino alla coperta, papà, dai! Permesso! Papà, ma che papà, non ci sono più, non so più papà tuo. Guarda una cosa, guarda, anche Mario, mi fa la faccia questa cosa. Guarda! Ti sto vedendo gli occhi aperti, non è che li ho chiusi! Ma sei impazzito, se ti rompi una gamba, andiamo in ospedale di nuovo, già abbiamo un lavoramento facile qua! No! Va bene, faccio! Guardate! Oh. Voglio cambiarmi pigiama, non mi piace. Ragazzi, guardate come sono bella! Mi sono cambiata pigiama perché quello di prima non mi piaceva. Ottima idea, allora infatti guarda che io mi sono voluto mettere qualcosa di più colorato, però anche qualcosa di più leggero perché... quello che avevo azzurro era troppo pesante e cominciavo a sudare, mi stavano venendo fuori i fumi sotto le ascelle. Sì, infatti non è che profumo tantissimo. Beh, l'unica che è rimasta senza pigiama sono sempre solamente io. Non importa, iniziamo questo super pigiama party. Ah, Laura, mi sono dimenticata di dirti una cosa. Ho chiamato alcuni amici che vengono a fare il pigiama party per me. Sì! Come hai chiamato alcuni amici? Volevo farlo per una volta solamente io, te e Papà Mike e forse Bau. Oh, Aurora, non ti capisco più. Aurora, ma sei sempre la solita. Chi hai chiamato adesso? I miei amichetti del calcio. Papà, Laura, sono già arrivati, vado a prenderli. Aiuto anche io. Ciao ragazzi. Volta ti uccido! Perché hai chiamato la maestra di scuola? Sai che non ho dei bei rapporti con lei! Mannaggia te! E poi non si sa mai che Papà Mike inizia a parlarci insieme! Oh, ma bellissimo! C'è Mattia, il mio grandissimo amico! Anche se l'altra volta ho discusso con Aurora, infatti non so perché l'ha invitato, penso l'abbia invitato solo per me, e c'è Raffaella, la grandissima maestra, anzi la maestra più brava d'Italia, che ha solo Aurora come maestra però. E allora Aurora, abbiamo fatto pace? No! Va bene, stai tranquilla. Vabbè, se non posso giocare con Aurora dovrò giocare con Papà Mike. Speriamo che facciamo qualcosa di divertente. Ragazzi, siete pronti allora? Anche tu, Lauretta, iniziamo questo pigiama party, ok? Non c'è niente per fare di qua. Io non lo so, non ho mai fatto un pigiama party in vita mia. Ho un'idea. Potremmo mangiare. Beh, fare la guerra dei cuscini. Aspettate, mi vedi fare una cosa alla volta. Mangiare e bere. Allora, Laura, io penso a mangiare. Tu pensi a bere? E voi tre state qua, non fate niente come al solito. E noi giochiamo. Sì, alla battaglia dei cuscini. Oh, vado a prendere da bere. Ma aspettateci per la battaglia dei cuscini. Voglio esserci anche io. Ho proprio tanta sete. Speriamo che Laura prenda qualcosa di buono. Aurora, perché non beviamo dallo stesso bicchiere? No, non mi piace perché l'altra volta tu avevi sposato la mia sorella. Ma no, Aurora, era stata lei a chiedermi se poteva sedermi in braccio a me. Lasciami stare, Mattia. Sei qua solo per Papà Mike. Ah, mi scuso, maestra, posso spostarsi un attimino? Perché allora abbiamo i cereali, abbiamo queste proteiche per lei, maestro, perché sicuramente è una super palestrata. Poi abbiamo, ragazzi, un po' di merendine, abbiamo un altro po' di merendine, ci sono anche queste merendine, pangoccioli, va bene, popcorn, crocchette, un po' di cracker, questi non mi piacciono, e patatine, insomma mi basta. Poi abbiamo un po' di pangoccioli, e poi c'è questo, che c'è anche un cartone vuoto. Mike, bastavano solamente due cose. Guardami, ho portato un succo alla fresca
c'era mica bisogno di fare tutto questo casino. Ah, ah, sono quelle due cose. Sì, ma Laura, così ci fai passare per Pinocchio. Ci sono due cose, un succo alla arancia rossa e un succo alla pesca. Ragazzi, preferite tutto il cibo che ho portato io, anzi che ho tirato fuori io, oppure queste due bevande scrausole che ci sta offrendo la Laura? Su, su, ditelo! Grande papà Mac, tu ci fai sempre mangiare le cose buonissime. Oh Mike, sei un vero e grande amico per me, guarda quante caramelle e dolcetti che ci hai dato. Sì Mike, sei stato davvero ospitale, non ho mai trovato un genitore così generoso. Ecco, complimenti Mike, mi hai fatto fare una bruttissima figura con tutti loro. Oh, ragazzi, se volete dopo c'è anche un goccino di acqua. Hai proprio ragione. Sono d'accordo con voi stavolta. Ho mangiato tantissimo ragazzi. E voi siete pieni? Sì. Adesso che possiamo fare? Ho un'idea. Facciamo la battaglia di cuscini. Raffaella, che ne pensi? Per me è una bella idea. Mattia? Bellissima. Laura? Sì, dai, bella idea, ragazzi. Però, mi raccomando, non facciamoci male. È l'unica regola che vi do. Noi facci male? No, ma cosa stai dicendo, Laura? Laura, prenditi il cuscino intanto. Tieni qua, un'idea. Va bene, mi raccomando. Guarda, che casino che hanno combinato quei ragazzi. Oh, non ne posso già più, non vedo l'ora che vadano a casa propria. Allora, ragazzi, non facciamoci sentire la Laura. Adesso iniziamo andando un po' tutti contro tutti. E poi, quando io urlo pappagallo, tutti andiamo contro la Laura, ok? Ci sto. Ok, ci sto. Shhh, non capite niente. Dai, Laura, iniziamo! Ci sei? Alla! Tantissimo. Oh no, povero Mattia! No, non parliamo di lui, perché l'altro giorno le aveva. Maestra, la sua lezione si è conclusa! Se ne vada immediatamente! Ma noi stavamo solo scherzando! No, non se ne parla, devo uscire immediatamente da questa casa! Vado, ma mi faccia almeno spiegare! No. Vado, arrivederci. E con questo siamo a due. Ora mancano Mike e Aurora. Fuori di casa anche voi due. Oggi non è giornata. Ma ragazzi, ci siamo trovati tutti e quattro fuori di casa in calzini. Adesso cosa facciamo? Vabbè, io me ne vado a casa. Ciao Mattia. Ciao. E papà, noi come andiamo di casa? Non lo so, Aurora, dove possiamo andare? Ma Raffaella, vuoi andare con Mattia a te? No. Ah, stai col papà. Raffaella, non è che hai un posticino per questa notte per me, Aurora, per caso? Sì, potreste venire da me. Ma in realtà proprio oggi non posso, quindi mi sa che andrò via anch'io. Ciao ragazzi. Sediamoci qua. Comincia a diventare anche buio fra poco. Auri, fa freddo. Mi sa che io e te passiamo la notte qua. Leoncini, e voi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Poi cosa devono fare? Attivare la campanellina. E soprattutto lasciate tanti mi piace, almeno noi ci riusciamo a riscaldare. Veloci, lasciate tanti mi piace.